Triste fine di una triste amicizia, Katia Ricciarelli ha dato il benservito ad Alex Belli e lo ha fatto a modo suo. Altrimenti detto non è andata per il sottile, prendendo a parolacce l'attore parmense rientrato nella casa del grande fratello VIP 6 per dare seguito alla soap opera con Soleil Sorge ed Elia Duran. A proposito del triangolo e dell'ira della soprano, la situazione è deflagrata nella notte, quando l'italo-americana e la venezuelana, evidentemente alticce, hanno deciso di aggiungere un altro tassello al loro personale circus, scambiandosi un bacio rovente in giardino. E Belli, che ha fatto? Ovviamente non si è lasciato sfuggire l'occasione per gettare benzina sul fuoco, ingaggiando un faccia a faccia con l'amica artistica. La Ricciarelli ha visto tutto e, a bocce ferme, ha tuonato in modo ruvido sull'ex 100 vetrine. A notte fonda, Soleil, tanto per cambiare, si è detta sconfortata per quanto accaduto con Delia e Alex, ma come? Da mesi è il terzo polo del teatrino e continua pure a fare la vittima? Ci sei cascata come una pera cotta, le ha detto la Ricciarelli, tuttavia scusandola e puntando il dito contro Alex e Delia. Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare un'altra volta. Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo. Lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli. Detto, fatto. In quel momento Alex Belli si è materializzato in salotto, diretto in confessionale, adesso non sono affari tuoi. Non sono Inca, Ata, fatti gli affari tuoi, CR, Tino, ha urlato l'artista all'attore che è rimasto frastornato dalla presa di posizione dell'ex di Pippo Baudo. L'ira della cantante non si è placata. Quando l'attore ha guadagnato l'uscita dal confessionale è stato nuovamente braccato. Vai, vai, senza ritorno. Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità, la bordata di Katia. Nel corso della mattinata di domenica, Katia, a colloquio con Antonio Medugno, ha rincarato la dose sul parmense. Stai scherzando? Ho visto tutto ieri. Io dico ad Alex, ma ti rendi conto? E lui mi dice, lo capisci perché io amo tanto Delia? Perché è pazza. Sei un coglione, veramente un coglione. Guarda, l'ennesima tuonata della soprano su Belli. Triste amicizia con triste finale. E pensare che il 38enne e la Ricciarelli sono stati a lungo pappa e ciccia nella casa più spiata d'Italia. Thank you.
Thank you.